Una rimonta pazzesca. In 24 minuti il Lemme al cubo, Merlonghi, Moretti e Massetti regala un pomeriggio indimenticabile a Massimo Epifani. Perché contro il Castelfidardo il San Nicolo sembrava davvero ad un passo dalla sconfitta. Un piede e mezzo nel baratro prima della risalita prepotente che condanna i biancoverdi marchigiani all'ultimo sospiro. Padroni di casa che approcciano male la gara. Dopo il sinistro alto di Donatangelo al settimo, al tredicesimo i marchigiani sono già avanti. Lo scambio nello stretto al limite dell'area libera il piatto di Bacchiocchi. Per calore nulla da fare. Castelfidardo che mette il naso avanti. Meritatamente verrebbe da dire, perché la squadra di Epifani sonnecchia sin troppo e Bordi da posizione defilata potrebbe punirlo ancora una volta, ma è la traversa stavolta a fermarlo. I biancazzurri si svegliano solo per un momento nella parte centrale del primo tempo, la testa di Casolla su suggerimento di Bucchi è centrale, mentre il destro di Merlonghi da buona posizione è a salve. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché appena rientrati dagli spogliatoi i biancoverdi passano ancora. L'azione la inizia Belelli sulla destra, la rifinisce Minella e la conclude all'altezza del dischetto del rigore Trillini per il doppio vantaggio ospite. Strada ancora più in salita dunque per l'11 di Epifani che sembra davvero spacciato. Sembra, perché il diagonale di Andrea Bucchi al 65esimo disinnescato da Chiodini è il segnale della riscossa teramana. Entra Moretti per Casolla e dal 67esimo inizia l'incredibile remontada. Azione di Chiacchiarelli sulla sinistra, traversone col contagiri che pesca sul palo opposto il tuffo di Merlonghi che ribadisce in gol per la rete dell'1-2. Il San Nicolò ora preme, Chiacchiarelli centrale al 71esimo, più pericolosa la conclusione di Petronio al minuto 77. La deviazione di un difensore del Castelfidardo fa correre un brivido lungo la schiena di Chiodini che deve arrendersi qualche secondo più tardi quando la percussione di Moretti fulmina l'estremo difensore ospite con la stoccata sul primo palo che vale una insperata parità. A questo punto il San Nicolò ci crede. Epifani toglie Cerqueti e Chiacchiarelli per Massetti e Mozzoni. L'assalto conclusivo è veemente, ma non sembra dare i risultati sperati. Fino al 91esimo, quando la punizione di Merlonghi dal vertice dell'area trova sul secondo palo proprio Andrea Massetti, che sotto misura timbra il gol del sorpasso, scatenando la gioia della panchina biancazzurra e lasciando livido di rabbia Bolzan sull'altro fronte, col Castelfidardo, che chiude in 10 per la manata di Minnozzi su Pretara al 93esimo, che costa il rosso diretto al giocatore entrato sul terreno di gioco solo qualche istante prima. Vittoria incredibile dunque, forse nella giornata più complicata per il San Nicolò, ma che il momento opaco sia passato lo si capisce anche da giornate come questa. Bolzan, a un certo punto sul 2-0 l'abbiamo vista sbraitare sulla panchina, non era contento di qualcosa. Cos'era, sesto senso, una sensazione particolare che le cose sarebbero girate in un altro modo? Sì, secondo me non avevamo più l'aggressività che avevamo avuto fino a quel momento là. Penso che per 15-20 metri sul tempo abbiamo tenuto le distanze che come avevamo preparato la partita, dopodiché abbiamo iniziato a subire esternamente e quindi praticamente i tre gol sono arrivati nello stesso modo. Tre quarti di partita, un Castelfidardo quasi padrone del campo, poi si è spenta la luce, cosa dirai sui ragazzi? Sì, un po' colpa nostra, un po' merito di San Nicolò, che è una buona squadra. Dispiace, io per quanto mi riguarda l'unico modo è lavorare, poi dopo è il campo a parlare. Mister, queste non sono partite che si vedono normalmente, insomma da 0-2 a 3-2. A un certo punto il San Nicolò si è svegliato, hai avuto paura che fosse troppo tardi? Abbiamo preso due gol su due ingenuità stupide che la mia squadra non deve fare. E poi la squadra ci ha creduto, abbiamo fatto il 2-1 e credo che questa è un'iniezione di fiducia importante, perché ribaltare un risultato 2-0 e vincere 3-2 penso che non capita tutti i giorni. Questa è una vittoria veramente di gruppo, di voglia di vincere. È quello che ci è mancato un po' domenica scorsa a Chieti quando eravamo in 10. Oggi l'abbiamo portato in campo con grande determinazione e ci abbiamo creduto fino alla fine. Però possiamo fare anche una menzione per il tecnico, perché insomma il gol di Moretti, la punizione l'ha presa Mozzoni, il gol di Massetti, le tue tre sostituzioni, 3 su 3. Logico che quando azzecchi tutti e tre i cambi l'allenatore è un fenomeno, però credo che io lavoro tutti i giorni quotidianamente con questi ragazzi che sono splendidi. E ho visto che potevamo spingere, potevamo vincere, potevamo ribaltare la partita e ci è andata bene, di questo ne sono contento, ma vedere risultare così i ragazzi è la cosa più bella per me.